Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi e le gesta dei protagonisti che l'hanno vissuta. In questa puntata ci concentreremo in particolare sulla quinta delle legioni Astartes, ovvero sia le Furie Bianche e il loro primarca Jagatai Khan. La storia delle Furie Bianche è una storia molto particolare, in quanto, a differenza degli Angeli Oscuri che sono stati la prima legione di Space Marine ad essere stata creata dall'Imperatore, le Furie Bianche, o meglio, i Cacciatori delle Stelle, così come sono stati conosciuti per tutta la prima parte della loro epopea, sono stati degli Space Marine che hanno affiancato l'Imperatore già durante le guerre di unificazione del pianeta Terra. Infatti, mentre l'Imperatore ha conquistato la Sacra Terra attraverso quelli che sono stati i Thunder Warrior, quindi dei proto Space Marine, le unità di infiltrazione e di attacco rapido erano costituite da quei guerrieri che avrebbero in un futuro formato la parte centrale della quinta delle legioni Astartes. E da questa prima creazione di Space Marine erediteranno quelle che saranno le tattiche e le strategie che li porteranno alla ribalta nel 30° millennio. Ma procediamo con ordine. Gli Space Marine delle legioni delle Furie Bianche, o meglio dei Cacciatori delle Stelle, accompagnarono, come stavo dicendo, l'Imperatore sin dai primi momenti della sua conquista sulla Terra. E quando l'Imperatore, una volta unificato tutto il pianeta, dichiarò la Grande Crociata, furono i primi ad espandersi nelle stelle e a conquistare i sistemi vicini. Infatti, una cosa che segnerà molto il futuro della legione furono proprio gli Space Marine della quinta legione a trovare il pianeta Ctonia e a trovare fondamentalmente il primarca Horus. Questa connessione molto profonda tra le Furie Bianche ed Horus si rivelerà molto importante nel proseguo della storia, quando si determinerà da quale lato le Furie Bianche si schiereranno allo scoppio dell'eresia. Proseguendo con l'espansione della Grande Crociata, gli Space Marine e l'Imperatore approdarono su un mondo che era un livello semi-feudale, che però era stato unificato da un unico grande immenso leader. Il pianeta in questione era conosciuto dagli strateghi imperiali come Mundus Planus, ma per gli abitanti dello stesso si trattava del pianeta di Chogoris, che altro non è che il mondo natale del primarca della legione, Jagatai Khan. L'arrivo di Jagatai Khan sul pianeta, all'esito della dispersione dei primarchi al culmine della loro creazione, fu un evento che venne salutato da molti come un segno degli dei. Infatti, il pianeta, che era assimilabile ad uno stato feudale, quando aveva da poco sviluppato la tecnologia della polvere da sparo, era governato da una fortissima unità centrale, il Palatino, che con i suoi guerrieri amministrava gran parte del mondo conosciuto. Le uniche zone che non erano state civilizzate per gli standard di Chogoris erano abitate da una serie di tribù barbare dei predoni delle steppe che rivaleggiavano tra di loro e non erano uniti, erano facile preda degli abitanti più civilizzati del pianeta. Fu proprio in quelle steppe che un giorno, su una scia di fuoco, la capsula di salvataggio del primarca cadde e venne ritrovata da uno dei capi, o dei khan, come si chiamavano i capi guerrieri, di una delle tribù che abitavano il pianeta di Chogoris. Il capoclan vide negli occhi del bambino la scintilla del grande uomo e condottiero che sarebbe diventato e prese con sé il bambino, nominandolo appunto Jagatai. Crescendo all'innaturale velocità con la quale tutti i primarchi sono cresciuti, assunse rapidamente il controllo prima della sua tribù, poi delle tribù confinanti, e per anni cercò di sconfiggere e ad assorbire nella sua tribù tutte le popolazioni limitrofe, scontrandosi più di una volta con i raid di attacco delle forze del Palatino che appunto governavano il pianeta. Con l'unificazione di tutte le tribù delle steppe, Jagatai iniziò a progettare la sua conquista più grande, ossia detronizzare il Palatino e assumere il controllo di tutta Chogoris. Dapprima avvennero raid sporadici, che appunto capitanati da pochi gruppi di guerrieri elitari ai danni delle pattuglie del Palatino, fino a quando, in un orgio di distruzione, le intere steppe del pianeta si riversarono sulla capitale e lì Jagatai Khan ordinò, pena la distruzione e la morte di tutti gli abitanti della capitale, la resa incondizionata della città e la testa del Palatino. Non passò molto prima che la stessa popolazione superstite uccise il proprio governante e si sottomise
al controllo unilaterale di Jagatai. Fu proprio in questo momento che Jagatai affrontò la prima delle sue difficoltà. Una volta conquistato il pianeta, infatti, era difficile per il capo barbaro, che era allora, perché un primarca, comunque un capo barbaro, amministrare tutto il pianeta. Infatti, le popolazioni nomadi erano prive di quell'infrastruttura politica e amministrativa che serviva per governare un pianeta. Fu proprio in quel momento che l'imperatore arrivò su Chogoris. L'incontro fra il primarca e l'imperatore fu abbastanza semplice. Il primarca riconobbe immediatamente il signore del genere umano e capì di aver trovato un individuo che poteva aiutarlo a conseguire il suo sogno di unificazione. Anche l'imperatore, infatti, perseguiva il sogno di unificare tutta la galassia sotto il suo vessillo. Per questo fu naturale che Jagatai Khan si sottomise all'imperatore, che lo nominò Warhawk dell'impero, quindi falco da guerra dell'impero, e fu così che l'imperatore diede a Jagatai il comando della quinta delle legioni Astartes, appunto i cacciatori delle stelle. Per l'organizzazione appunto dei cacciatori delle stelle ci vollero anni prima che Jagatai da un lato assimilasse le tecnologie dell'Imperium, che per lui erano del tutto sconosciute, e dall'altro per la stessa legione ci volle molto tempo per riunirsi e per appunto formare il legame con il proprio primarca. Fu proprio durante l'invasione di un sistema umano che aveva rifiutato la pace imperiale che le Furie Bianche e il loro primarca vennero messi a stretto contatto l'uno con l'altro, conquistando e pacificando il pianeta. Una volta radunato un sufficiente numero di guerrieri, Jagatai Khan ordinò che ci fossero grandi celebrazioni sul pianeta di Chogoris, che appunto era diventato la base di reclutamento delle Furie Bianche, e in quel momento 500.000 Space Marines sfregiarono ritualmente le loro fronti col marchio della legione, con il marchio del guerriero, e la legione ufficialmente venne rinominata da cacciatori delle stelle appunto a Furie Bianche, in inglese White Scars. Cambiarono la livrea della loro armatura dal grigio standard di tutte le legioni dell'imperatore al bianco voluto dal primarca, e la legione a questo punto fu in grado di intraprendere una propria personale crociata, avendo radunato un numero sufficiente di elementi poté intraprendere la propria grande crociata. Jagatai Khan sin dall'inizio fu da sempre accompagnato da grandi personaggi, e citiamo solo due: Targutai Yesugei, che era il capo dei suoi bibliotecari, e il suo migliore amico, il Noyan Khan, ovvero il comandante di una delle grandi compagnie delle Furie Bianche, Asik. Questi due personaggi avranno un ruolo fondamentale nella scelta del primarca di schierarsi contro Horus allo scoppio dell'eresia. Infatti, l'unico primarca con il quale Jagatai Khan legò più di tutti quanti gli altri fu appunto Horus e Magnus il Rosso, rispettivamente il primarca dei Lupi della Luna e della Stirpe dei Mille. A seguito degli eventi su Davin, a seguito del tradimento del Signore della Guerra, a seguito del massacro di Istvan V, l'intera galassia venne gettata all'interno del più grande conflitto armato della sua storia, dove Space Marine combatté contro Space Marine. Le Furie Bianche in quel momento non vennero impiegate dall'imperatore contro il primarca traditore, né si schierarono con lui, in quanto erano impegnate nella pacificazione di un sistema che era popolato da orchi, e quindi erano al margine di quello che era il conflitto tra le legioni. Una volta che l'eresia di Horus ebbe inizio, le notizie riguardanti il tradimento del Signore della Guerra si sparpagliarono per tutta la galassia. Le Furie Bianche all'inizio non credettero che il Signore della Guerra Horus potesse aver tradito l'imperatore, e infatti all'interno della legione erano molti coloro che pensavano che addirittura l'imperatore avesse tradito il primarca. A suffragio di questa circostanza è appunto il fatto che Jagatai Khan, per vederci un po' più chiaro, fece immediatamente rotta verso il pianeta di Prospero per consultare uno dei suoi fratelli più cari, che appunto aveva il dono della preveggenza, ossia Magnus il Rosso. Al suo arrivo su Prospero, che nel frattempo era stato attaccato dai lupi siderali e ridotto praticamente in cenere, il Jagatai Khan, il primarca, ebbe un incontro col fratello che gli spiegò il perché erano stati distrutti dai lupi siderali, in quanto avevano già previsto il tradimento del Signore della Guerra. Nel loro disperato tentativo di avvertire l'imperatore, avevano ricevuto dall'imperatore nient'altro che il più totale disprezzo e non da ultimo l'invasione da parte del primarca Lemarras. A questo punto i sospetti all'interno della legione si intensificarono.
C'è da dire che, come nella Legione dei Lupi della Luna, erano state introdotte le logge guerriere, che appunto erano delle confraternite di Space Marine, che preferivano ai gradi e all'organizzazione militare una sorta di fratellanza formata tra le varie compagnie operative degli Space Marine, e che appunto nel caso della Legione di Horus fornirono facile preda per la corruzione del caos, ma anche nella Legione delle Furie Bianche molti confratelli ritennero che la causa del Signore della Guerra fosse quella giusta e quella da perseguire. In particolare, uno degli amici più cari del Primarca, che l'aveva accompagnato dall'inizio, schierò metà della legione, quasi la metà della legione, contro il Primarca Jagatai Khan, fino ad arrivare a quello che nei fatti era un vero e proprio colpo di Stato. Infatti, approfittando dell'assenza del Primarca impegnato su Prospero, i congiurati presero d'assalto la nave ammiraglia della flotta delle Furie Bianche, nel tentativo di mettere il Primarca davanti al fatto compiuto con questo schieramento a favore del Signore della Guerra. La vendetta del Primarca, come prevedibile, fu spietata e quasi tutti i traditori, compreso uno dei più cari amici del Primarca, vennero passati a filo di spada. Ovviamente il Primarca capì che non tutte le Furie Bianche che avevano tradito erano di fatto dei traditori, erano essenzialmente convinti della bontà delle loro azioni, e per questo gli offrì la possibilità di combattere Horus attraverso la creazione di vari gruppi d'assalto specializzati con intenti suicidi per sabotare le legioni traditrici nella loro avanzata verso la Terra. In quanto Jagatai Khan a questo punto, dice, con una chiara visione di quelle che erano le parti in causa, tradì il fratello preferito e si schierò doverosamente con l'imperatore, rispondendo alla chiamata di Rogal Dorn a tutti i primarchi lealisti di raggiungerlo sulla Terra, aiutandolo a fortificare il mondo centrale del dominio. La legione, durante i 4 anni che ci vollero da quel momento fino poi all'arrivo sulla Terra, anticipiamo la storia, la legione delle Furie Bianche arriverà sulla Terra, si disperse per tutta la galassia nel tentativo di frenare l'avanzata di Horus e dei suoi seguaci verso la Sacra Terra. Da ultimo, il Primarca richiamò tutta la sua legione, vista l'impossibilità di fermare l'avanzata del Signore della Guerra, richiamò la sua intera legione e fece rotta verso la Terra. Attraverso l'utilizzo di un antico portale Elda e al sacrificio di un altro degli amici di Jagatai Khan, il grandissimo Tarbutai Yesujei, la legione, attraverso il suo passaggio nella rete, arrivò all'interno del sistema solare, dove parteciperà all'assalto finale di Horus al Palazzo Imperiale insieme agli angeli sanguinari di Sanguinius e ai mani imperiali di Rogal Dorn. Alla fine, appunto, le Furie Bianche furono una delle 3 legioni che si distinsero nei combattimenti sulla Terra, ed in particolare Jagatai Khan, vista l'impossibilità di assaltare il corpo principale dell'esercito di Horus, che era immenso e oscurava i cieli, si diresse con una guardia del corpo di fedelissimi in quella che fu la sua più grande azione militare, ossia assaltare lo spazioporto del Cancello del Leone e dimezzare con un'azione eroica i rinforzi che dallo spazio scendevano sulla Terra, pronti ad invadere il Palazzo Imperiale. Ovviamente la storia la conosciamo tutti, l'imperatore all'apice dell'assalto di Horus sulla Terra si teletrasporterà sullo spirito vendicativo la nave ammiraglia di Horus e si confronterà col figlio perduto, distruggendolo e di fatto salvando l'umanità e creando l'Imperium che è sopravvissuto fino al Warhammer 40.000. Jagatai Khan era uno dei pochi superstiti, insieme al manipolo di Furie Bianche, che vide la fine della guerra, della battaglia sulla Terra, e fu uno degli ultimi che assistette all'ascensione dell'imperatore negli arcani meccanismi del Trono d'Oro. E c'è una curiosità su questo aspetto, una cosa abbastanza carina da dire, che Jagatai Khan, insieme al Primarca Rogal Dorn, fu uno degli ultimi a sentire la voce dell'imperatore, il suo ultimo grande messaggio che ha lasciato con le sue labbra mortali: siate vigili, siate fedeli, state attenti, la guerra non è finita. Quindi, una volta che l'arrivo degli ultramarini di Robot Gilliman di fatto disperse le legioni traditrici, Jagatai Khan si dedicò con la sua legione alla caccia di quelli che erano i leader nemici che erano sopravvissuti, quindi alla caccia dei fratelli corrotti. E l'ultima nozione che si ha, l'ultimo avvistamento di Jagatai Khan nel mondo mortale, avvenne quando, alcuni millenni dopo il termine dell'eresia, inseguendo una banda di pedoni dal oscuri, attraversò con una compagnia di fedelissimi un portale nella rete, e da allora non se ne seppe più nulla.
nulla, uscendo dalla storia imperiale documentata ed entrando nella leggenda. Infatti, una cosa, anche qui un aspetto di curiosità su questo primarca, circolano delle voci nella mitologia degli Eldar che nella città degli Elfi Oscuri, nel reame da incubo di Cormorant, e soprattutto nelle arene gladiatorie di Cormorant, ci sia un guerriero imbattibile che nessuna strega degli Eldar Oscuri, nessuna furia, neanche la stessa Lelith Hesperas, è riuscita a sottomettere. Questo grande guerriero viene descritto con sembianze simili a quelle di Jagatai Khan. E non sappiamo appunto se il primarca non abbia ricordi della sua vita precedente, se si sia semplicemente trovato lì, se non abbia voglia di tornare nell'Imperium e che si diverta a combattere contro tutti i mostri che gli unguli degli Eldar Oscuri gli lanciano contro senza successo. Questo non è dato sapere, ma circola questa leggenda. Quindi è possibile che il primarca, che come tutti i primarchi non invecchiano naturalmente, sia ancora vivo nell'universo di Warhammer 40.000 e che appunto sia pronto eventualmente a tornare una volta che l'imperatore del genere umano riunirà tutti i suoi generali. Nel frattempo la legione ha continuato ad applicare in battaglia contro le forze del caos le caratteristiche che l'hanno resa famosa durante tutto l'arco dell'eresia, ovvero sia attacchi lampo mirati a decapitare i centri di comando nemici e a disperdere le forze che non erano in grado di reggere questo assalto frontale. Infatti l'organizzazione delle Furie Bianche, sia durante l'eresia che soprattutto durante l'epoca più recente, è caratterizzata da un massiccio impiego di mezzi veloci, quindi moto d'assalto, jet bike ai tempi dell'eresia, quando ancora questa tecnologia era disponibile, e rhino, assalti di rhino, razorback, tutta una serie di concetti che esemplificano la guerra lampo propria delle pianure di Chogoris. Infatti questa tecnologia si vede anche nella struttura delle navi. Infatti le Furie Bianche sono l'unica delle legioni Space Marine ad avere modificato i reattori delle loro navi da guerra, che gli consentono improvvisamente di fare brevissimi tratti ad altissima velocità per sfuggire alle manovre di accerchiamento avversario o per effettuarle a loro volta. Ed è l'unica delle legioni che ha, base ad antichi trattati come l'Epsus Mechanicum, la possibilità di avere questo tipo di telaio. Un'altra curiosità unica rispetto a tutte le altre legioni è che le Furie Bianche reclutano da un solo mondo. Le Furie Bianche sono stati gli unici a reclutare unicamente dal loro mondo di nascita, che nelle cronache imperiali è ancora conosciuto come Mundus Planus, ma che in realtà per la popolazione delle Furie Bianche è noto come Chogoris. E su quel pianeta i giovani delle varie tribù che ormai hanno colonizzato il pianeta si affrontano ogni anno nell'ascesa alla fortezza monastero di Jagatai Khan, dove si affrontano per determinare chi di loro sarà degno di unirsi ai guerrieri celesti. Un'altra nota di colore all'interno dell'organizzazione della legione è appunto la quasi totale assenza di Dreadnought. Infatti, una legione che è caratterizzata dalla guerra lampo, dall'alta velocità, vede come un enorme sacrificio il fatto che un confratello sia recluso all'interno di quella che è un'armatura tattica Dreadnought. Quindi i pochi sfortunati che vengono messi a riposo in questi antichi sarcofagi di solito non vengono impiegati in ruoli bellici, ma assumono il ruolo di guardiani di Chogoris e appunto trovano una nuova vita supervisionando quella che è la fortezza monastero o assistendo alle prove di ingresso dei nuovi delle nuove reclute all'interno della legione. Diciamo che la legione in tempi recenti ha mantenuto quasi del tutto queste sue caratteristiche, aggiungendole di nuove. In effetti uno dei ruoli che non c'era durante l'eresia oggi è ricoperto da un personaggio famoso nel background di Warhammer 40.000, ossia Kossaro Khan e il ruolo di maestro della caccia. Infatti le Furie Bianche ogni qualvolta assaltano un pianeta, questo grande eroe, proprio come ruolo cerimoniale, si incarica di uccidere il leader nemico in una parodia di quello che fece Jagatai Khan nei confronti del Palatino quando costrinse le sue armate in un unico punto prima di eliminare la testa del suo più grande rivale con un unico colpo. Attualmente appunto questo ruolo, che non era esistente nella legione in precedenza che adesso invece esiste, è ricoperto da Kossaro Khan, che guida in battaglia le Furie Bianche alla ricerca dei nemici.
Diciamo che in conclusione la legione delle Furie Bianche è una delle legioni più fedeli oggi all'imperatore. Aderendo ai dettami di Robot Gilliman, si è divisa in vari capitoli successori, i quali a loro volta reclutano da altri mondi o da altri sistemi, dai sistemi conquistati, ma che riconoscono come padre genetico e signore militare il Warlock dell'Imperium, il quale con ogni probabilità è ancora nell'Imperium, pronto a tornare nella sua ora di più grande necessità. Se questo video vi è piaciuto, come al solito fatemelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticate di attivare la campanella, di mettere mi piace al nostro canale YouTube e di seguire i nostri vlog su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Grazie a tutti per averci seguito, la prossima puntata di Storia dal Vecchio Mondo sarà dedicata ad un'altra delle legioni delle legioni Sastartes molto molto conosciute, ossia i Lupi Siderali e il loro primarca Lehman Ross. Grazie a tutti e alla prossima puntata! A questo punto di ringraziare alcuni dei miei amici che seguono la pagina Facebook, che seguono il canale, in particolare Monica, Edoardo, Stefano e Naomi e Luca, che sono stati molto partecipi della realizzazione di questo video e che ringrazio immensamente per la pazienza.